Buonasera a tutti. Io, data l'età, vorrei partire da un esame di carattere socio-psicologico, perché parto da un presupposto. Le caratteristiche attuali sul piano sociologico e storico sono quelle di un momento pre-rivoluzionario. Gli ingredienti ci sono tutti, perché l'insoddisfazione è generalizzata, volevo dire. Non stiamo vivendo un periodo tranquillo, un periodo di serenità. In nessuna famiglia c'è questa caratteristica, neanche quelli che hanno i soldi. Figuratevi quelli che in questo momento si trovano a fare i conti con la fine del mese. Questa è la situazione. Allora, storicamente questi periodi sono classificati come pre-rivoluzionari. Dall'altro lato, quelli che gestiscono in questo momento il potere, io non parlo mai di quelli che sono al governo, perché governare significa prevedere, non significa fare la lotta per impossessarsi del potere. E l'unica azione di governo che sono capaci di fare è quella di tamponare successivamente senza aver previsto niente. Questa è una nazione, uno Stato che sono oramai decenni, che è sempre in emergenza, devo dire. Io capisco che un terremoto non si può prevedere, però qui siamo in un ambiente che è creato apposta perché ci siano le strutture in grado di intervenire qualora ci sia un evento di carattere naturale, in modo tale che i disagi per la parte di popolazione che viene colpita siano ridotti al minimo. Viceversa, come voi sapete, queste stesse strutture non hanno delle certezze neanche sul piano giuridico di come sono inquadrate. Questa è la realtà delle cose. Noi abbiamo per esempio quella che è stata definita la protezione civile, che tutto sommato non si sa esattamente ancora da quale ministero dipenda. Voi sapete che il passaggio da un governo ad un altro ha cambiato le carte in tavola, quindi nell'insicurezza generale. Quindi non si può parlare che abbiamo della gente che governa, perché se governare significa prevedere, questi viceversa, una volta arrivati al potere, non avendo idee, non avendo progettualità soprattutto, evidentemente si limitano esclusivamente a tamponare le emergenze. Simbolicamente il distributore di benzina è la cartina di tornasole della storia di queste emergenze, perché se la benzina ha raggiunto questo livello è perché ci sono le accise che sono legate a fatti di carattere eccezionale, e quindi si è scaricato su quel distributore di benzina tutto quello che era l'emergenza sul piano dell'immediatezza del controllo della situazione. Quindi, stando in questa situazione qui, quindi di carattere sicuramente pre-rivoluzionario, io vedo che quelli che sono al potere in questo momento, sia il governo tecnico, sia la triade che lo sostiene, diciamo così, per sopravvivere, immaginando le future elezioni, cioè il momento in cui la gente dovrebbe valutare e fare la sua scelta per cercare di uscire dalle secche, fanno l'appello ai moderati. Ora dico, se c'è un periodo in cui un uomo politico che avesse la visione del domani e del domallato dovrebbe fare l'appello non ai moderati ma agli incazzati, scusate il termine, perché questa è la situazione, questo è lo stato d'animo, voglio dire. Allora però, siccome loro hanno gli strumenti per valutare sul piano psicologico la reattività di una popolazione, se continuano a fare l'appello ai moderati, la cosa è molto triste, secondo la mia visione, secondo il mio punto di vista, perché sono convinti che oramai il popolo non esiste più come popolo, sopravvive come tribù ed è lobotomizzata, cioè non è più in grado di capire dove lo stanno portando, cioè è diventato gregge, da popolo è diventato gregge. Questa è una constatazione, perché loro evidentemente hanno gli strumenti, hanno i punti di sensibilità dove
capiscono dove la massa può essere portata allo sbaraglio oppure siamo al punto di rottura. Quindi il punto di rottura lo avvertono esclusivamente delle piccole minoranze. Queste piccole minoranze sono a macchia di leopardo, sono realtà locali. Sul piano politico, come lo intendiamo noi, della politica, cioè del governo, non sono collegate fra di loro, sono realtà che esistono a macchia di leopardo in questo paese. I gestori del potere hanno ancora la possibilità, questi macchie di leopardo antisistema, nel senso proprio di opposizione globale, totalitaria al sistema, sono ancora in grado di tenerle separate, perché scatta ancora un meccanismo perverso, è quello del lupo cattivo. Questa è la dimostrazione poi che la gente che abita questo paese, non posso più usare il termine popolo perché il termine popolo è qualcosa di compatto, che ha il senso della comunità, che quindi ha il senso della solidarietà, voglio dire, evidentemente è regredito, cioè è tornato fanciullo, perché è il fanciullo quello che crede al lupo cattivo. E avviene un meccanismo perverso che è quello proprio del riflesso condizionato. Spaventando la faccenda col lupo cattivo, c'è un riflesso condizionato che immediatamente si compatta. Che cosa si compatta? Si compatta proprio la massa dei moderati, quelli che sono convinti al loro interno che il disastro capiterà esclusivamente al suo vicino di casa e che lui è immune. Sono meccanismi di carattere psicologico perversi, nella maniera più assoluta. Questo quindi pone delle domande importanti anche a questi gruppi che sono ancora reattivi e che sono sparsi in questo territorio a macchia di leopardo, pone dei grossi interrogativi, sul piano dell'azione, in questo senso. La vita politica si svolge sempre su un dinamismo pensiero-azione. Allora, questi gruppi politici, queste matte di leopardo sensibili, sono quelle che pensano, cioè il momento del pensiero lo hanno già realizzato, cioè dentro di loro un progetto c'è, e poi vi dico qual è il denominatore comune di questo progetto, di queste piccole minoranze sparse nel territorio. Però pone il problema dell'azione. Sul piano politico il problema dell'azione di questi gruppi è importante, perché qual è lo strumento per cercare di ricondurre il gregge alla ragione? Qual è lo strumento? Lo strumento potrebbe essere lo strumento di comunicazione, ma noi sappiamo che la comunicazione è in mano al nemico, quello che io considero il nemico, ed è esperto, questo è un nemico bravissimo sul piano della comunicazione, perché è riuscito in tanti anni a far vivere un popolo nella menzogna. Cioè la menzogna è lo strumento educativo sul quale sono cresciute intere generazioni. Per cui è difficile smontare una stratificazione di bugie, di menzogne, così radicata, così sovrapposta, e non è assolutamente facile, anche perché questi piccoli gruppi hanno un handicap fondamentale, perché si stanno confrontando sul piano della ricchezza, sul piano delle possibilità, con dei colossi che sono sovranazionali. Quindi è quasi come cercare, da parte di questi gruppi, è come cercare la quadratura del cerchio. Perché se questi gruppi si collegano e indicano un tipo di azione che
passi dalla fase pre-rivoluzionaria a quella rivoluzionaria, voglio dire, scatta immediatamente la favola del lupo cattivo. Cioè questi gruppi immediatamente vengono colorati di un colore che provoca, come al cane di Pavlov, un tipo di reazione negativa. E quindi che cosa succede? Che la vittima, cioè la massa informe, diventa masochista al punto tale che si allea col suo nemico per andare a combattere quelli che lo vorrebbero liberare da questa dittatura di tipo mediatico. E quindi ecco perché ho detto che questi gruppi hanno già elaborato al loro interno il pensiero, cioè il progetto. Il progetto c'è. Ed è un progetto, fra l'altro, di una semplicità incredibile. E che in queste situazioni di carattere socio-psicologico, stranamente, quello che è semplice viene presentato come impossibile. Allora, partiamo dal semplice. Cos'è il semplice? Adesso siamo tutti vincolati a fare tutti, chiamati a fare tutta una serie di sacrifici disumani che avranno effetti a lungo periodo, questo è il dramma. Sulla base di che cosa? Sulla base del debito pubblico. Il debito pubblico è questa spada di Damocle, le cui caratteristiche sono state già illustrate nei meccanismi della quotidianità. E questa spada di Damocle è quella che condiziona l'agire di una popolazione intera, ma direi di un'Europa intera. Questa è la situazione. Per cui se prende il raffreddore un francese, io prendo l'influenza. La metafora rende l'idea per quello che il collegamento perverso che si è creato. La soluzione è semplice perché? Perché basterebbe che su un migliaio di deputati che manteniamo in una situazione di limbo privilegiato, perché in questo momento poi sappiamo benissimo che non servono assolutamente a niente, sono lì a ratificare ordini che vengono dall'esterno e ad adempiere impegni che sono stati sottoscritti a nome nostro, senza essere consultati. D'altra parte il meccanismo democratico della rappresentatività con la delega, ogni elettore firma una cambiale in bianco della quale non può chiedere mai la riscossione, questa è la realtà delle cose. Astrazione fatta da questo meccanismo. Il debito pubblico, pensare di risolvere il problema del debito pubblico attraverso la moneta a debito è un paradosso talmente evidente, per cui ecco perché ho detto che la soluzione è semplice e sarebbe semplice anche esternarla all'esterno, volevo dire. Ma la stratificazione della menzogna è tale che anche a livello di responsabilità, anche a livello di persone bilaureate che hanno incarichi di responsabilità, se tocchi il problema della moneta, li vedi disarmati. Io come professione poi ho fatto l'insegnante di educazione fisica, quindi sono portato un po' al pragmatismo, volevo dire. Per me l'insegnamento, la mia era una cattedra in piedi, in cui la comunicazione era sul linguaggio corporeo, diciamo così, che è diretta ed è la più naturale, è la più sincera. Questa è la realtà. Quindi non sono né un filosofo, né un teorico, né uno storico, sono semplicemente una persona che si è posto durante la sua vita lunga e attraverso varie esperienze del perché di alcune cose. Allora io mi sono chiesto, ma esaminiamo, torniamo a quello che è il periodo della storia moderna, partiamo dalla Seconda Guerra Mondiale, perché, o anche dalla Prima Guerra, tanto gli elementi scatenanti sono gli stessi. La contrapposizione, nella Prima Guerra Mondiale l'Italia si è trovata in una condizione particolare.
a posteriori sul piano storico è un'opinione, io non sono un santone che distribuisce il verbo, è un mio percorso di carattere personale, però io dico questo: nella prima guerra mondiale noi abbiamo avuto un handicap fondamentale, cioè avevamo l'irredentismo, nel senso che avevamo dei territori nostri, naturalmente nostri, che erano occupati dall'Austria. E quindi quando la prima guerra mondiale è esplosa, ci siamo trovati in una situazione di ambiguità, perché sapevamo benissimo che sul piano storico e geopolitico, entrando con gli inglesi e i francesi, eravamo dalla parte sbagliata. È un'opinione mia, Perché? Ma d'altra parte l'irredentismo non poteva essere ignorato, no? Evidente, avevamo i nostri fratelli che erano sotto l'Austria. Che cosa è successo? Lì è stata la miopia dell'Austria, che poi ci ha perso la guerra, perché la guerra, stranamente, sul piano del fronte l'hanno vinta gli italiani, perché i tedeschi erano a Parigi anche nella prima guerra mondiale. Questa è la realtà, la guerra l'hanno vinta gli italiani. Poi al tavolo della pace, essendo entrati dalla parte sbagliata, a noi non ci hanno dato niente salvo quei confini che avevamo raggiunto con le nostre truppe. Ma il bottino bellico della Germania e dell'Austria se lo sono divisi i predatori storici, che sono gli anglosassoni, con il supporto dei francesi, i quali nella loro storia ne hanno commesse di tutti i colori, perché sono sempre stati alleati con gli anglosassoni, che sono anti-europei per tradizione. Questa è la realtà della cosa. Allora noi siamo entrati dalla parte sbagliata. È andata come è andata. Poi c'è stato un dopoguerra in cui certe situazioni si sono poi risolte. Perché? Perché stranamente chi aveva perso la guerra, come gli austro-ungarici e la Germania, chi l'aveva vinta come l'Italia, il risultato pratico è stato che si è trovata a pagare un monte di debiti la Germania in una situazione particolare, e l'Italia, non avendo avuto una classe dirigente che al tavolo della pace sapeva difendere gli interessi degli italiani, noi abbiamo vinto la guerra e abbiamo perso la pace. Da questa conseguenza che cosa ne nasce? Che tutto quello che è venuto dopo è una conseguenza di questa situazione geostrategica e geopolitica. Resta il fatto che esaminare la Seconda Guerra Mondiale senza partire da questi presupposti, esaminare la Seconda Guerra Mondiale non tenendo conto, ecco che torniamo ad oggi, non tenendo conto che gli unici tre stati nel mondo che battevano moneta erano l'Italia, la Germania e il Giappone. Perché tutti gli altri stati erano già in mano nelle banche centrali, che sono quelle che gestiscono il potere, per cui le varie democrazie tanto decantate non sono altro che degli apparati oligarchici controllati da quelli che non vengono eletti, cioè dai soliti ignoti ma noti. Ecco che veniamo ad oggi, perché l'esito della Seconda Guerra Mondiale ha comportato che cosa? Ha comportato due passaggi fondamentali, che a un certo momento, ancora in guerra in corso, gli Stati Uniti stabiliscono che nel commercio internazionale l'unica moneta che si deve riconoscere è il dollaro. Pensate che rispetto all'occupazione territoriale da parte delle truppe anglo-americane, quella decisione lì, presa in maniera unilaterale, ha comportato immediatamente una dichiarazione di guerra al mondo intero, perché solo il dollaro era lo strumento per poter regolare tutte le trattative di carattere internazionale. Poi c'è un secondo passaggio: il dollaro aveva comunque una copertura aurea, quindi non era solo un pezzo di carta, era rappresentativo di un metallo. A un certo momento, sempre in maniera unilaterale, si stabilisce che vale solo un pezzo di carta, dietro non c'è più niente. Voi capite che questi due passaggi poi, a un certo momento, non possono portare che a questa situazione qui, perché la moneta da strumento
diventa il fine. Ecco perché dico che questi gruppi a macchia di leopardo che sono sparsi nel nostro paese sul piano del pensiero hanno elaborato già tutti insieme il problema dell'azione, perché questi discorsi che io faccio stasera li spreco anche nella quotidianità, mentre faccio la spesa, mentre mi trovo con degli amici, e quando io torno a casa ho la sensazione, e mi devo guardare allo specchio, perché in effetti dallo sguardo delle persone mi rendo conto che la maggioranza di queste persone non mi seguono in questo tipo di ragionamento, perché oramai il dollaro, la moneta, il pezzo di carta è diventato il fine della sua vita. Questo che cosa comporta? Comporta un passaggio epocale che ha queste caratteristiche, che l'economia, anziché essere al servizio dell'uomo, è l'uomo che è passato al servizio dell'economia. Ma l'economia, che è controllata dal pezzo di carta, è un'economia che dall'economia produttiva passa ad un'economia di tipo finanziario. Cioè questi passaggi, i gestori che hanno inventato questo giochino, l'hanno ben chiari. Non è che sono passaggi così perché, no, niente. Le crisi, volevo dire, nell'opinione pubblica generale, le crisi come vengono presentate? Vengono presentate con le stesse caratteristiche di un terremoto, di un maremoto. Cioè è capitata la crisi. No, un momento. La crisi ha un'origine, la crisi è gestita, la crisi è provocata scientificamente, volevo dire. Perché? Perché io so benissimo che se riesco a indebitare una persona, quello, la sua attenzione, la sua preoccupazione, la sua intelligenza, il suo stato d'animo, a che cosa è legato? A cercare di correre come un pazzo per cercare di tamponare il debito. Se io riesco a indebitare una persona, io l'ho reso schiavo. E poi schiavo del pezzo di carta. Cos'è questo pezzo di carta? A un certo momento non siamo stati interpellati, ma ci dicono che la lira va abbandonata e nasce un altro pezzo di carta. Ci sono dei vari passaggi in Italia. L'Italia, nell'immediato dopoguerra, risente già di una certa impostazione. Perché? Perché nel primo dopoguerra il miracolo economico come nasce? Nasce perché anche l'Italia antifascista batte moneta. Il miracolo economico nasce dal fatto che batte moneta, dice: ma questo poi in certe situazioni provoca inflazione, l'inflazione poi si combatte, si riassorbe piano piano, ma io devo assicurare ai cittadini italiani, ai milioni di cittadini italiani, che sono in grado di mangiare, di vestirsi e di avere un alloggio. Perché questa è la prima preoccupazione che un governo deve avere. E allora io l'inflazione me ne frego anche di avere l'inflazione a 2 a 3 cifre. Il miracolo economico nasce per il fatto che la Banca d'Italia aveva ancora in maggioranza sotto controllo del Ministero del Tesoro. Qual è il trucco che hanno usato in Italia? A un certo momento ci vengono a raccontare che era necessario privatizzare. Ecco un altro verbo che bisogna fissare nella mente, perché sono passaggi precisi, voglio dire, epocali, no? Bisogna privatizzare perché? Bisogna privatizzare perché il pubblico non è capace di gestire. Allora come nasce la situazione? In quel momento c'è una verità e una mina contemporaneamente. C'è una verità perché io prima affido l'ente pubblico agli incapaci, lo faccio gestire male e quindi dimostro che lì ci sono le ruberie e è necessario passare al privato quelle attività, perché se no qui siamo in rovina, e questo viene gestito male. Quindi nell'opinione pubblica si crea il desiderio che privatizzare è un bene di cui risentirò immediatamente subito io, personalmente, tutti insieme, bisogna privatizzare. È un verbo fondamentale. E allora si privatizzano
le banche di interesse nazionale, ma le banche di interesse nazionali erano sotto controllo del Ministero del Tesoro. Privatizzando le banche di interesse nazionale, che cosa succede? Che siccome erano quelle che avevano le quote azionarie della Banca d'Italia, io gli vendo al privato la Banca Nazionale del Lavoro, privatizzo tutte le casse di risparmio, i Monti, Banco di Napoli, Banco di Roma, li privatizzo, e questi, comprando queste banche, gli viene passato anche il pacchetto azionario della Banca d'Italia. Per cui, in maniera indolore, la Banca d'Italia, con un colpo solo, passa nelle mani dei privati e al Tesoro rimane una quota marginale dello 0, qualcosa. Ecco come è stata privatizzata la Banca d'Italia. Perché si privatizza la Banca d'Italia? Perché dopo il controllo sulla moneta, e allora passa ai soliti noti, no? In previsione di che cosa? Della moneta unica a livello europeo. Per cui quando arriva la moneta unica a livello europeo, che cosa succede? Nasce la BCE, la Banca Centrale Europea. Cos'è questa Banca Centrale Europea? È formata dalle varie banche centrali, dei vari stati nazionali, che sono già private, sono private. Quindi nasce un ente privato. Come è gestita la Banca Centrale Europea? È gestita dai vari governatori delle varie banche centrali. Allora voi pensate, altro elemento di una semplicità estrema è questo. È possibile che io appartenga come cittadina a uno Stato, cioè uno Stato si concepisce che ha un territorio, una sua giurisdizione, una sua sovranità, no, perché altrimenti lo Stato cos'è? Un aggregato così solo con dei contorni geografici, no, sul piano giuridico ha questa capacità. Uno Stato, volevo dire, è nelle mani di un ente privato, fuori di ogni controllo, perché il regolamento della Banca Centrale Europea stabilisce che gli atti interni di questa Banca Centrale Europea sono segreti, gli Stati non possono interferire, le decisioni che vengono prese non vengono comunicate all'esterno. Dalla Banca Centrale Europea arrivano gli ukase, si chiamano ukase, cioè ti ordino di fare questo. In questo meccanismo perverso, volevo dire, la soluzione, volevo dire, poi è semplice. La soluzione ce l'ha indicata l'Argentina. Io so che molti italiani, avendo comprato su istigazione di queste banche predatrici, hanno comprato i buoni del tesoro argentino e ci sono rimasti fregati. Anche lì c'è a capo di un certo Menem, capo dell'Argentina, che comincia a privatizzare. Privatizza, a un certo momento privatizza anche la banca di emissione, che si collega immediatamente col dollaro, cioè con una moneta di occupazione. Perché? Perché sappiamo benissimo che tutta l'America centrale, tutta l'America latina, da parte degli Stati Uniti, è chiamata il cortile di casa, no? Me lo gestisco io, insomma. Addirittura con la legge Balfour, loro a un certo momento dicono: non solo me la gestisco io, ma gli altri continenti non ci devo mettere in bocca, qui è territorio assoluto, quindi me lo gestisco io. Lasciamo perdere. L'Argentina a un certo momento arriva al default, quello che chiamano il default, cioè al fallimento. Pensate che in Argentina c'era più bestiame come unità che popolazione, che individui, e morivano di fame. Pensate l'assurdo, no? Avevano un surplus di animali, si potevano sfamare a bistecche, va bene, eppure non avveniva, perché il meccanismo era perverso. A un certo momento il popolo ritorna a essere popolo, si rivolta, occupa le fabbriche che venivano chiuse, perché le multinazionali vengono inizialmente, certo, prendono i nostri brevetti, prendono la nostra rete commerciale e poi se ne vanno, no? Perché dove vanno? Vanno in una nazione dove il costo del lavoro è inferiore, cioè questo, voglio dire, una volta che si entra in quel meccanismo lì è normale, no? Non ho protezione come Stato, perché? Perché i dazi sono proibiti, i dazi doganali sono proibiti.
per cui tutti possono venire a portare qui lo stesso oggetto che ha un costo del lavoro molto inferiore. E allora la concorrenza da dove nasce? La concorrenza, il libero mercato, che cosa crea? Che a certo momento tutta la struttura di carattere sociale italiana ed europea, che è costata il travaglio di generazioni intere per raggiungere certi livelli di protezione e di sicurezza, messa in concorrenza con la produzione cinese, dove con un piatto di riso e calcio nel sedere, spesso e volentieri, tirano avanti, e lo stesso prodotto, non avendo il tasso di cavale di protezione, è chiaro che la concorrenza, dopo dove si fa? Si fa sul costo del lavoro, unito alla produttività. Allora, in questo tipo di contesto, l'uomo non è più un soggetto dell'economia, è un oggetto dell'economia, è merce. Tant'è vero che anche sul piano linguistico si parla di mercato del lavoro. Per me, della mia generazione, sentire parlare di mercato del lavoro è aberrante. Cioè, c'ho una rivolta di tipo fisico, sinceramente. Perché? Perché io, che sono stato insegnante, sono un gentiliano, io vengo dall'umanesimo del lavoro. Quello è il concetto, volevo dire. È l'economia che è al servizio dell'uomo. Perché è aberrante che l'uomo debba essere schiavo di una economia poi finanziarizzata, portata a questi livelli. Questa è l'analisi. Ognuno di voi può dire, bravo, fare un'analisi. Siamo tutti capaci. Ecco qual è il problema. Il problema è dell'azione. Noi ci troviamo, siamo piccoli gruppi, voglio dire, ci troviamo a rappresentare una categoria di missionari. Ecco, io sarà presuntuoso magari questo che sto dicendo, no? Missionari nel senso di cercare di trasmettere il più possibile questi concetti che sono elementari, anche perché ho premesso, non sono uno storico, non sono un filosofo, non sono un insegnante di teoria, sono un insegnante dell'educazione fisica. Non ho nessuno, ho svolto il mio lavoro con piacere perché ero portato per quel tipo di attività, volevo dire, però sono stato nella scuola. Essendo stato nella scuola, io ho visto passare generazioni di anno in anno, e siccome ho la presunzione di averlo fatto bene il mio lavoro, volevo dire, io non mi sono mai trovato, anche nei periodi caldi all'interno della scuola, pur rappresentando questo tipo di soggetto con questa storia personale, non mi sono mai trovato in difficoltà per il semplice motivo che io capivo nel passaggio di generazioni che io non dovevo aggiornare i principi o aggiornare i valori, casomai sul piano della comunicazione io dovevo aggiornare il verbo, perché ogni generazione poi c'è anche una piccola trasformazione graduale della lingua. Quindi ero io che mi dovevo, per comunicare ancora con gli allievi, adattare a quello, sempre però tenendo presente che anche l'elemento linguistico è fondamentale, perché dietro una lingua c'è una storia, c'è una tradizione, c'è una cultura. Allora è aberrante che cosa? È aberrante che noi abbiamo avuto dei governi che a un certo momento hanno indicato i loro programmi con le tre I: impresa, inglese, questa è la terza I, l'informatica. Queste tre I dovevano essere alla base della scuola. Inserito questo concetto, perché è entrato dentro la scuola questo concetto, e badate bene, che cosa è avvenuto? Che la scuola ha perso la sua funzione di preparazione dei giovani alla vita, l'ha persa completamente, cioè non svolge più il suo ruolo. Gradualmente siamo passati alla scuola dell'ignoranza, c'è una quarta I che è subentrata alle tre I, è la scuola dell'ignoranza, ma l'ignoranza ha la stessa caratteristica: io il giovane lo devo tenere ignorante, lo devo abituare all'ignoranza, l'adulto lo devo indebitare. Sono due capisaldi per rendere schiavo un popolo. Quindi vedete che poi in definitiva, qui noi non vogliamo trattare i massimi sistemi,
come pure diciamo che, data la situazione, nessuno ha la bacchetta magica. Certamente per risollevarsi occorre trovare il fondo. Purtroppo sono quelle chine sul piano storico, sono periodi di decadenza che nella storia sono stati già vissuti e sappiamo benissimo che si tocca il fondo. Pensate che dopo la caduta dell'Impero Romano, che era una civiltà in cui avevano il riscaldamento nelle case, avevano la fognatura, avevano una situazione urbanistica perfetta, volevo dire, i romani dove arrivavano facevano le terme, che erano un posto di socializzazione tra l'altro, siamo tornati in questo stesso paese, nell'anno 1000, alle capanne di fango. Quindi guardate che discesa, pensiamo all'Egitto per dire, la grandissima civiltà che ha fatto delle cose che ancora lasciano a bocca aperta tutti dell'umanità, eppure nella decadenza. Allora bisogna prendere consapevolezza che siamo nella decadenza. Allora io poi ho una mia teoria, anche questa è una mia teoria personale, data l'età, date gli anni, date le tante esperienze che mi sono permesso il lusso di attraversare, io ho una mia teoria, che è un messaggio di speranza, perché io faccio una considerazione poi, anche questa molto semplice, perché io sono veramente l'uomo della strada, la persona semplice. Allora mi chiedo, se in questo paese, nonostante che sia stato rapinato un po' da tutti, esiste ancora un bacino culturale che rappresenta i 2/3 dell'intera umanità, qualche cosa mi fa riflettere, è segno che qui, in questo territorio, in questo clima, in questo ambiente, in questo contesto, c'è qualche cosa di magico che in questo momento non è avvertito e non provoca neanche orgoglio negli italiani, e a mio parere lo dovrebbe provocare. Ma questo qualcosa di magico è che nell'ambito di questo gregge, che in questo momento è il popolo ridotto a tribù e a gregge, in mezzo c'è una stirpe che attraversa un periodo che io chiamo carsico, cioè la stirpe non muore. E la stirpe non va ricercata nella parentela, no, noi abbiamo esempi proprio personali, recenti anche, di ragazzi molto giovani che vengono da questa scuola, da un ambiente familiare che non ha nessun legame con noi, che pure a un certo momento si svegliano, si avvicinano a noi desiderosi di sapere, di conoscere, e poi all'ultimo quando hanno parlato poco noi in maniera semplice, perché questa è la nostra caratteristica, banale, familiare, cordiale, paterna, io come nonno mi rivolgo anche a questi ragazzi più giovani, dicono ma guarda che io effettivamente ero così, ero come voi, ero insieme a voi, mi ha detto bene, non so perché in famiglia questi valori non l'ho appresi, la scuola non ne parliamo, nei libri, nella televisione, neanche per idea, però a un certo momento io mi trovo come voi, che avete alle spalle una storia e quindi una ragione che giustifica questo comportamento, e mi trovo così. E allora la mia teoria della stirpe trova la cartina di tornasole, perché dico, sono i fiori del fango che dimostrano che questo popolo che ancora è gregge, che ancora si lascia menare per il naso, che ancora non apre gli occhi, che ancora non è reattivo, la stirpe sopravvive, esiste e sarà quella che, toccato il fondo, aiuterà questa nazione, questo popolo a ritrovare il senso della comunità e del destino comune. Vi ringrazio. Prego. Prima ne parlava di piccole realtà, no? Qui che ci sono, ora non so a cosa si riferiva di piccole realtà, se per il discorso elezioni. Sì, no, io non ho toccato questo argomento a fondo perché noi abbiamo l'impegno oggi, perché siamo ospiti in un ambiente neutrale come la Croce Rossa, quindi super parte. Ti volevo chiedere, c'è anche un'incarnazione di questa protesta che però potrebbe essere. Non è incanalata, ecco. Effettivamente, cioè, è l'incarnazione della protesta, però non si sa
da che parte viene, perché di moneta, di smiraggio ne parla più, certo. Cioè ne parla più di... non ne parla più neanche i grillini ne parlano più. Attenzione, però potrebbe essere... Cioè, no, grillo no, dopo te lo spiego. Però potrebbe essere quella le elezioni tra la protesta e prende un po'. Certo. Qual è il problema qui? No, volevo sapere che... No, giustamente ha sollevato un problema fondamentale, perché è questo. Il problema fondamentale è che, avendo perso il senso della comunità, allora stasera inizia uno sciopero dei ferrovieri. Io sono qua, a una certa ora devo rientrare, sennò loro mi portano fino a Firenze, poi a Firenze devo prendere il treno perché io sono da Arezzo. Allora, qual è il problema? Istintivamente c'è lo sciopero dei ferrovieri. Allora, quelli che devono viaggiare si incazzano e ce l'hanno contro i ferrovieri. C'è stato lo sciopero degli autisti, dei mezzi pesanti, per cui non arrivavano i rifornimenti, gli agricoltori che gli andava male. Polconi, sì. Che cosa succede? Che queste proteste di tipo settoriale, attenzione, io uso il termine settoriale, il nemico usa il termine corporativo. Il termine corporativo è tutta un'altra cosa. È un argomento che stasera non è il programma, ma è tutta un'altra cosa. Io uso il termine settoriale. Allora, il fatto che scioperano come categoria, cioè quel settore, è una protesta che non tocca tutti gli altri settori, mancando il senso della comunità, perché quando iniziata lo sciopero degli autisti di piazza, dei tassisti, fosse stato preso come motivo di solidarietà collegiale, voglio dire, sono quei classici fiammiferi che danno fuoco alle polveri. Perché per esempio, adesso sono fuori gioco quei partiti che sindacato, diciamo la verità, perché anche il sindacato più di opposizione, che è la CGIL, a fare questi scioperi di carattere settoriale, servono solo a quella categoria di fargli perdere una giornata di lavoro a quelli che lavorano. Questa è la realtà delle cose. Il problema, siccome è politico, e abbiamo perso tutti il senso di che cosa significa politica. La politica è qualcosa che si dovrebbe coinvolgere tutti, indipendentemente dal fatto che poi uno potesse pure andare in piazza collettivamente, ognuno con le sue bandiere, con le sue storie, ma contro il nemico che è comune. Cioè si tratta di ristabilire il concetto che, pur avendo storie personali e ideologiche diverse, in questo momento il nemico è uno. È individuato il nemico, la tattica militare consiglia che il nemico del mio nemico diventa amico. Questa è la realtà delle cose, e questo nasce da un senso di comunità. Questo è un paese che ha un destino comune, sia che uno sia fascista, comunista, democristiano, come Pinco Pallini. Fascista e comunista, no. No. Cioè, sì, d'accordo, ma per dire, ha capito, il destino è comune. No, cioè se si va a fondo, se si va a battere il muso, non è tutelato il figlio del comunista che non ha a venire, il figlio del fascista, cioè questa è la realtà. Io ho mandato un messaggio a mio nipote, a un figlio di un mio fratello, e eravamo insieme, mio fratello, io ero lì, ho mandato un messaggio, ho detto mandiamogli questo messaggio, e hanno visto che noi eravamo preoccupati come genitori di loro. La risposta qual è stata? È giusto che voi siate preoccupati di noi come noi siamo preoccupati dei nostri figlioli. Capito la catena? La catena, voglio dire, della prosecuzione di una stirpe, di una nazione, è una comunità che ha queste caratteristiche. Allora ci hanno abituato, viceversa. Ecco perché ho fatto l'esempio del gruppo attivo. Ci hanno abituato al tratto reattivo, perché dice, se quella iniziativa la piglia il comunista, io sono fascista e non lo seguo. Il problema è di parlare, capire se è consapevole dove sta il nemico. Cioè io in questo momento devo avere la capacità non di annullare la mia storia, cioè non si deve chiedere aiuto a nessuno, perché uno nel suo percorso, io ho una storia lunga ovviamente, perché sono riuscito anche a fare l'ultima parte della guerra, perché a 15 anni mi sono arruolato dalla parte sbagliata, penso che l'avete capito questo. Ma d'altra parte volevo dire,
a questo punto io non voglio rinnegare niente, ma sono disposto benissimo a fare un tratto di strada, poi regoleremo dopo, quando il nemico è battuto, quando il nemico, allora faremo il progetto di questa nazione, che non dovrà essere né fascista né comunista, dovrà essere qualche cosa di nuovo, perché i tempi cambiano, perché le realtà e i contesti sono diversi, perché la stessa tecnologia pone problemi completamente diversi. Però i valori, i principi sono, non hanno età, sono atemporali. Cioè noi bisogna superare questo concetto. Il nemico è bravo perché ha fatto combattere generazioni di giovani interi fra di loro. Gli opposti estremismi sono stati utilizzati per consolidare questo sistema, cioè bisogna noi fare un salto di qualità sul piano mentale e non chiedere a nessuno la propria piura, perché la buona fede va concessa a tutti. Resta il fatto che se noi vogliamo uscire da questa situazione, che è tremenda, cioè il 25-30% di disoccupazione giovanile, volevo dire, è un indice catastrofico, no? Perché ci sono generazioni che arriveranno all'età della pensione senza aver mai lavorato. Ora voi capite che una nazione che non ha risorse naturali, questa è una nazione di intelligenza e di trasformazione. Noi siamo questo, siamo intelligenza, siamo gente capace anche di risolvere tante questioni. Resta il fatto però che bisogna trovare il senso della comunità, perché quando siamo in questa barca, se uno rema da una parte o da un'altra, non si va da nessuna parte, il nemico ha sempre buon gioco, non se ne scappa. Noi bisogna, questo salto mentale di qualità va fatto, e ve lo fa uno schierato, volevo dire, che ha una storia alle spalle, che non rinnega, per carità, che ha pagato abbondantemente quella scelta, voglio dire, fatta da ragazzi, la paga ancora da vecchio. Questa è la realtà delle cose. Ma voglio dire con orgoglio, per carità, perché io ero consapevole che avrei pagato, perché quando io mi sono arruolato, io non è che andavo a vincere o a prendere delle medaglie, io quello lo sapevo bene, insomma, a 15 anni già si capiva come le cose sarebbero andate, no? Si combatteva per un principio, per una maniera, per essere ritenuta non valida. Allora, ho pagato quello che, come abbiamo pagato, a livello personale, familiare, figli e nipoti. Ma a parte questo, volevo dire, il senso della comunità deve rinascere in questo paese. Cioè, noi siamo ancora, ci si può dividere sulla partita di calcio, quello è ancora ammesso, perché queste pulsioni, voglio dire, hanno un significato. Però su quello che è la nazione, su quello che vedete che è la bandiera, che non è un pezzo di stoffa la bandiera, è la bandiera rappresentativa di una storia, di un paese. C'è gente che è morta per quella bandiera, è andata a morire per quella bandiera, non è uno straccio, voglio dire, ha un suo significato profondo. Poi voglio dire, abbiamo festeggiato, diciamo così, i 150 anni dell'Unità d'Italia, anche quella è una menzogna, perché i 150 anni non sono dell'Unità d'Italia, sono della trasformazione del regno di Sardegna in regno d'Italia, ma l'Unità d'Italia è avvenuta anni dopo, a fasi successive, perché solo nel 1870 siamo entrati in Roma, che è la capitale naturale, no? Non poteva essere Milano la capitale d'Italia, no? per troppi motivi. Bossi può pensare come vuole, ma non può essere Milano la capitale d'Italia, è Roma, perché la civiltà europea è nata lì. La civiltà europea ha tre ancoraggi: romano, greca e germanica. Questa è la realtà delle cose. Tutto il resto è barbarico, però. Bernard Shaw che cosa ha detto degli Stati Uniti? Ha detto che è l'unica nazione al mondo che è passata dalla barbarie alla decadenza senza attraversare un solo giorno di civiltà. E viceversa, nel popolo italiano tanta gente ha il sogno che ha il musulmano di prima di morire andare alla Mecca. Il sogno dell'italiano medio è quello di andare a New York. Pensate un po', c'ha Roma qui, c'ha Firenze, c'ha... vuole andare a New York a vedere questi funghi dati in un territorio. Questa è la realtà delle cose. Pensate un po' a che livello sul piano mentale siamo scesi, insomma. Non siamo orgogliosi di essere italiani, di essere nati qui. E poi, se si esamina sul piano umano, quello che ha fatto il soldato italiano nella Seconda Guerra Mondiale non l'ha fatto nessuno. Capite? Non l'ha fatto nessuno.
Perché se il tedesco, che quando con il metto in testa finisce pure di ragionare, io ho avuto ottimi rapporti con loro, ma così sono, volevo dire, e il tedesco che nasce soldato ti dice che l'esercito tedesco ha meravigliato il mondo, ed è vero, ma il soldato italiano ha meravigliato l'esercito tedesco. E allora e noi invece ci si dà le martellate, no, noi italiani, brava gente, sai, noi si va lì a costruire le scuole, noi si va lì, andiamo lì da uomini, perché un soldato è un soldato. Tu arruoli un soldato, gli metti una divisa e poi sul piano della sua filosofia di comportamento gli dici che è un portatore di pace. È una menzogna, perché gli dai contemporaneamente un'arma a mano. Cioè, allora se vuoi fare le azioni di pace, tu mandi la Croce Rossa, giusto? Mandi gli obiettori di coscienza in quei paesi a fare opere di... questa è la realtà. Ma se tu mandi dei soldati, quello dire, che sparano poi, e quelli che sono lì in quel posto li considerano degli occupanti, l'azione-reazione mi sembra che è già scattata, no? Poi sul piano dell'immagine si dice andiamo lì a fare la pace si fa in altra maniera.